Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate, perché oggi parleremo dell'Inter, sempre più forte, sta andando ora in cerca di un nuovo difensore e ora parleremo di questo. Intanto non vi costa niente, iscrivetevi al mio canale, ragazzi. Incominciamo. Passo avanti, svolta. Kiwior apre all'Inter. Cosa manca per l'accordo con l'Arsenal? E ora andiamo a vedere. A Londra è chiuso da Calafiori. I Gunners vorrebbero venderlo, ma i nerazzurri sono fiduciosi sulla formula del prestito. Scavalcato Rodriguez. Scrivetemi se riusciranno a prendere questo difensore Kiwior, che ormai è chiuso da Calafiori, visto che Calafiori andrà all'Arsenal. E ora vediamo. Jakub Kiwior ha detto sì ed è un buon punto di partenza per l'Inter. Nella ricerca di un difensore, è l'unica X che manca a un quadro che Simone Inzaghi e la società ritengono già completo così, non è detto. Per intendersi che da qui a fine mercato non accada anche qualcos'altro, ma oggi il club nerazzurro ha questa sola esigenza tecnica sul mercato, cioè prendere un difensore buono, ragazzi. È già forte così, ragazzi. Figurati se prendono quest'altro difensore che promette veramente bene. Questo deve essere veramente bravo. Dall'Arsenal. Preferito, è un'esigenza da valutare con calma, senza fretta. Alla ricerca dell'occasione, quella che fino a un certo punto poteva essere Cabal, poi finito alla Juve, e la Juve lì ha fatto un grandissimo colpo, ragazzi. Ora c'è Kiwior, in cima alle preferenze, perché risponde a un identikit che mette insieme le richieste di Inzaghi e le indicazioni della proprietà, e dunque ok al giocatore di prospettiva. Il polacco dell'Arsenal ha 24 anni, è un bagaglio tecnico per certi versi ancora inesplorato. Ma pure per un giocatore pronto, in grado di ricoprire due posizioni in difesa, ovvero quella di terzo di sinistra e anche quella di centrale, settore nel quale De Vrij e Acerbi godono della stima incondizionata di Inzaghi, ma devono pur sempre fare i conti con la carta d'identità, perché l'età, ragazzi, per loro avanza. E allora Kiwior è meglio di Rodriguez. Lo svizzero in linea teorica sarebbe la primissima scelta di Inzaghi, perché è giocatore intelligente e magari pure disponibile a un ruolo non di primissimo piano, almeno in partenza, anche per una questione di equilibri. L'occasione può essere rappresentata da Kiwior, che evidentemente vedrebbe di buon occhio il trasferimento da Londra a Milano, a maggior ragione in considerazione dell'affare che sta portando Calafiori all'Arsenal, ragazzi. Quindi, secondo me, può essere anche, visto che Calafiori va all'Arsenal, Kiwior se ne può andare all'Inter, ragazzi. Essendo chiuso da Calafiori, potrebbe andare all'Inter. Secondo me, per l'Inter sarà un buonissimo acquisto, sì. Poi parliamo sempre dell'Inter, ragazzi. Taremi insedia Turam. Zielinski a Mkhitaryan nel mirino. Nasce l'Inter dei duelli. E io direi, a parer mio, sempre più forte, visto che si sta rinforzando sempre di più e ha una panchina lunghissima, ragazzi. Scrivetemi nei commenti secondo voi se riuscirà di nuovo a vincere lo scudetto. Secondo me è la favorita pure quest'anno, ragazzi. Ora vediamo. I sette ballottaggi. Taremi insedia Turam. Zielinski a Mkhitaryan nel mirino. Nasce l'Inter dei duelli. In attacco, in difesa, a centrocampo e sulle fasce. I nerazzurri avranno diversi confronti. Su tutti quelli, quello tra l'ex Napoli e la mezzala armena. Ma occhio anche all'iraniano appena arrivato. Allora, quante sfide? C'è la sfida Sommer Martinez, ragazzi, tra i portieri. Secondo me incomincerà prima Sommer, ma può avere una possibilità anche Martinez di giocare titolare in Serie A, ragazzi. Scrivetemi nei commenti secondo voi qual è il miglior portiere, Sommer o Martinez? L'anno scorso è stato il portiere meno battuto, Sommer. Ha tenuto la guardia alta in 21 occasioni su 34, incassando solo 19 gol. Il
Il suo rientro dalle vacanze è fissato per il 30 luglio. Dietro di lui scalpita il 26enne Josep Martinez, acquistato dal Genoa, pensate, per 15 milioni di euro, ragazzi. Inzaghi apprezza il gioco con i piedi, la personalità, la sicurezza con cui gestisce la difesa. Quest'anno farà la riserva, ma il piano è farlo diventare titolare quando lo svizzero saluterà. Sommer ha un contratto fino al 2025 con un'opzione per un altro anno. A dicembre toccherà 36 primavere. Il tempo è dalla parte di Martinez, quindi hanno fatto questo acquisto dal Genoa anche in questione futura, ragazzi. Poi vediamo Pavard Bissek. Il duello più scontato. Benjamin Pavard è il titolare fisso, il braccetto di destra acquistato l'anno scorso per 30 milioni di euro. Il tempo l'ha reso indispensabile, affidabile, sicuro di sé. Dietro di lui c'è Bissek, 23 anni, preso dopo 2 stagioni da titolare all'Araus. La stagione scorsa ha trovato spazio in 21 occasioni, segnando anche un gol decisivo contro il Bologna. Poi vediamo un po'. La lotta Acerbi De Vrij, vediamo. Testa a testa in mezzo, Acerbi è il titolare, De Vrij la riserva. Il primo ha saltato l'Europeo per un'operazione legata alla pubalgia, mentre l'olandese ha vissuto un torneo con i suoi soliti alti e bassi. Ha segnato il gol decisivo contro la Turchia, ma contro l'Inghilterra ha fatto girare Watkins. Il fattore è legato all'età. Acerbi va per i 37 anni, De Vrij per i 32. L'anno scorso l'ex Sassuolo è stato decisivo, ha guidato la difesa nonostante qualche problemino fisico rimediato durante la stagione. Stefani invece ha accumulato 25 presenze in campionato. Sulla carta parte sempre dietro. Poi vediamo un po'. Darmian Dumfries, ragazzi. Staffetta da Olimpiade. La fascia destra dell'Inter correrà veloce grazie a Darmian e Dumfries. Col primo sempre titolare, Matteo rientrerà da pieno il 24 luglio, cioè oggi. Mentre Denzel sarà a disposizione di Inzaghi a partire dal 3 agosto. Anche qui poco da dire. Darmian gioca dall'inizio, ma Dumfries viaggia verso il rinnovo fino al 2028. Nei piani nerazzurri ovviamente considerato, anche se l'annata scorsa ha giocato dal primo minuto, soltanto 19 partite su 31. Poi vediamo lo scontro Barella-Frattesi. Un rebus rilevante. Frattesi giocherà più dell'anno scorso, dove ha segnato gol pesanti e collezionato 32 presenze in campionato. Nel 24-25 sarà più considerato, anche se la concorrenza forse è ancora più alta. Al centrocampo è arrivato Zielinski, uno da 450 partite negli ultimi anni tra Empoli e Napoli. E le mezzali sono volti conosciuti, Barella e Mkhitaryan, i primi due giocatori di movimento più utilizzati da Inzaghi l'anno scorso. Frattesi ha giocato l'Europeo da titolare, ma l'Inter è il dodicesimo uomo. Il Jolly, per spirigliare il mazzo, ha imparato a conviverci. Poi, lo scontro Mkhitaryan-Zielinski. Chi lo vincerà questo duello? Il dualismo più interessante, ragazzi. È sulla sinistra. Mkhitaryan è il titolare fisso. Si è presentato da piano per primo e dorme nel centro sportivo da quando è iniziato il ritiro. Inoltre è stato il giocatore di movimento più impiegato da Inzaghi durante la stagione scorsa. L'unico dubbio è dato dall'età. A gennaio compirà 36 anni. Eh sì, l'unico dubbio è dall'età. I test però dicono che comunque è uno dei migliori. La certezza è una: Inzaghi avrà a disposizione mezzali di qualità assoluta, ragazzi. Poi lo scontro Taremi-Turam. L'ultimo punto è l'attacco. Mehdi Taremi potrebbe diventare il terzo incomodo di una coppia rodata. L'insidia della Thuram Lautaro Martinez dall'Iran. Il 99 nerazzurro ha già segnato 3 reti nelle prime 2 uscite contro Lugano e per Golettese, ragazzi. Calcio di luglio, ma sono indizi. Ha convinto Inzaghi e lo staff per la sua attitudine a segnare. Sulla carta è la terza punta, ma della sua ci sono più di 200 gol in carriera. La sfilza di partite imporrà valutazioni e Inzaghi con le punte ci sa fare, quindi vedremo che cosa succederà. Per rimanere a fianco a Lautaro, chi sceglieranno tra Thuram e ora Taremi che insedierà a Thuram, ragazzi. Poi
Vediamo un po'. Vediamo degli indizi di mercato. Roma, ultimatum alla Juve per Soule. Ecco cosa sta succedendo. Botta e risposta fra i due club per l'argentino. I giallorossi offrono 25 milioni più 4 di bonus. I bianconeri ne vorrebbero 35. Il club di De Rossi aspetta una risposta a brevissimo. Oppure, secondo me, ragazzi, si bloccherà tutto. Certo, la Juve vuole più soldi. Tanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate cosa ne pensate di questa nuova Inter. Sta crescendo sempre più forte. E questo indizio di mercato di Sole alla Roma, che forse si bloccherà perché la Juve vuole di più. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!